40 anni e non sentirli. E non è un modo di dire, perché quando si parla di Grease, il film che più di tutti ha celebrato la gioventù e la sua spensierata bellezza, gli anni non possono che essere 20-25 al massimo. Non sembrano passati 40 anni neanche a giudicare dall'affetto del pubblico che a Cannes ha fatto la fila per vedere la proiezione speciale sulla spiaggia. Un evento organizzato proprio per celebrare l'anniversario del mitico film. Una proiezione arricchita e restaurata con audio e video migliorati e con l'aggiunta di scene tagliate, interviste e filmati inediti. Tra le scene tagliate figura quella finale, il bacio mai visto fra Danny e Sandy e finalmente regalato al pubblico. Grease nasce sull'onda del successo della Febbre del sabato sera. Si cercava un modo per bissarlo e la scelta cadde sulla commedia musicale di Jim Jacobs e Warren Casey con la regia di Randall Kleiser. Per il protagonista la produzione voleva Harry Winkler, il mitico Fonzie, ma lui rifiutò. Venne considerato anche Patrick Schweitz, che aveva già interpretato Danny Zuko a Broadway, ma alla fine la scelta cadde su John Travolta, che ballando e cantando fece innamorare una generazione. Qualche curiosità: a quanto pare Olivia Newton-John fece innamorare tutti sul set, John Travolta compreso, che all'epoca era super corteggiato. La scena del bacio finale non venne censurata, ma a quanto pare è sparita per errore dal montaggio. E a proposito di errori, nel film ce n'è uno di traduzione, quando durante la gara di macchine lo sfidante dice a Zuko che correranno per le Pink Ladies, le ragazze in rosa della Rider School. In realtà la battuta sarebbe "We run for Pinks", che negli Stati Uniti erano i permessi per guidare legalmente un'auto sportiva. Nel film viene nominato Elvis Presley, la scena di "Look at me, I'm Sandra Dee", in cui Betty Rizzo nomina Elvis Presley, fu girata lo stesso giorno in cui Elvis morì, il 16 agosto 1977. I produttori volevano eliminarla, ma alla fine si decise di tenerla perché credibile. All'epoca in cui il film era ambientato, Elvis impazzava fra le ragazzine, e anche per renderla una sorta di omaggio al re del rock. Il film ha immortalato un'epoca, gli anni 50, con la sua voglia di evasione, la ribellione fino a se stessa dei giovani. Li chiamavano i ribelli senza causa, alla James Dean. Le macchine fiammanti e l'immancabile gelatina nei capelli. Grease ha dettato legge in fatto di moda e di stile, e ancora oggi quella moda e quello stile spopolano.